Cosa stai facendo per trovare nuovi clienti? Questa è una domanda simile a quella che ti ho fatto qualche giorno fa e la maggior parte di voi mi risponderà nulla. Altri invece mi risponderanno che hanno qualche strategia e da qui la domanda successiva, quella un pochino più difficile, ovvero quale nuova strategia hai provato nell'ultimo mese per trovare nuovi clienti? Questa è una domanda che è veramente scomoda ed è una domanda che dovresti porti ogni singolo mese, proprio perché nell'ottica di continuare a far crescere il tuo business, migliorare i tuoi canali di acquisizione clienti, è un tipo di attività che dovresti fare in maniera continuativa e cercare di perfezionarlo sempre di più, non fermarti quando hai trovato qualcosa che funziona e ok, perfetto, qualcosa che funziona, continuiamo a utilizzarlo, ma cerchiamo nel frattempo di testare nuove strade, nuove strategie, nuove offerte per trovare nuovi clienti. Insomma, le possibilità che abbiamo sono pressoché infinite. E quello che dobbiamo fare, entrare nell'ottica di fare, è quello di continuare a farlo mese dopo mese. Quindi ogni mese cerchiamo di provare qualche nuova strategia da mettere in pratica per trovare nuovi clienti. Quindi rispondi a questa domanda: quale nuova strategia hai utilizzato l'ultimo mese? Se la risposta è nessuna, e qui sono abbastanza certo che il 99% delle persone risponderà proprio nessuna, ecco, è arrivato il momento di fermarsi, riflettere, ragionare e di testare qualche nuova strategia. Quindi fallo, perché la crescita del tuo business dipende anche dalla tua capacità di provare nuovi canali, nuove strategie per acquisire nuovi clienti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questa domanda, come dicevo, è scomoda perché può essere fatta in continuazione e ci pone e ci obbliga, diciamo, ci mette nella condizione in cui ogni mese dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. E questo non significa che lo debba fare tu in prima persona, ma puoi avere un team, chi ti segue in marketing, insomma, puoi delegare questa attività a chi già si occupa della tua pubblicità. Quindi, se stai facendo tutto da solo, è un'attività che devi integrare ed è molto importante, altrimenti cerca di delegarla e di tirare fuori mese dopo mese nuove idee. Non tutte saranno funzionanti, non tutte daranno i risultati sperati, ma poco importa, perché finché non le provi non potrai sapere quali risultati porteranno. Quindi ogni test che facciamo sono informazioni importanti che fanno crescere la nostra attività, anche se negativi. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!